documentario che andrete a vedere sarà una vera e propria ricostruzione del passato, anche grazie a testimonianze di persone che hanno vissuto in questo periodo storico, che ha visibilmente toccato il nostro territorio. Siamo partiti dal 1932, anno della fondazione della città di Latina, fino alla Seconda Guerra Mondiale, per poi passare necessariamente attraverso le persecuzioni razziali molto più feroci nella capitale, fino allo sbarco di Anzio, tappa fondamentale del periodo bellico. Abbiamo partecipato effettivamente alla produzione di questo documentario, non solamente abbiamo visitato e abbiamo partecipato alle testimonianze, ma siamo stati protagonisti del racconto stesso nel ruolo di giornalisti. La storia è testimonianza del passato, luce di verità, vita della memoria, maestra di vita e anticipatore di tempi antichi, come diceva Cicerone. E grazie a questo documentario, ancora una volta un pezzo di storia, è stato raccontato per non essere dimenticato. Le bonifiche integrali attuate nel Lazio, in particolare nell'Agropontino, durante il periodo fascista, rappresentano un momento molto importante nella politica economica e nella propaganda del regime. Tra le città di fondazione abbiamo Pomezia, Sabaudia, Pontinia, Aprilia e ovviamente Littoria, poi diventata Latina. I centri urbani sorsero per evidenti esigenze infrastrutturali e inizialmente ci fu una certa resistenza da parte dello stesso Mussolini, che preferiva chiamarli centri comunali e non città a causa dell'ideologia ruralista e antiurbana che caratterizzava la politica fascista di quegli anni. Inizialmente Mussolini non era favorevole alla fondazione di Littoria in quanto riteneva che il territorio non fosse idoneo. Solo successivamente questa è diventata la città prediletta tra le città di fondazione. Il 30 giugno 1932 ci fu la posa della prima pietra, a cui Mussolini non presenziò. Egli però qualche mese prima, parlando dal balcone di uno degli alloggi di Piazza Quadrato, allora quartiere dove risiedevano gli operatori della bonifica e dove oggi ci troviamo, aveva annunciato che in questo luogo sarebbe sorta una grande borgata rurale in grado di ospitare 5.000 abitanti e che avrebbe preso il nome di Littoria. Mussolini sarà presente in forma solenne il 18 dicembre sempre del 1932, appena 5 mesi dopo la posa della prima pietra, e parlando da questo balcone del municipio annuncerà le future tappe dello sviluppo, con la fondazione di altre città quali Sabaudia e Pontinia e la costruzione di centinaia di altri poderi. Intanto dall'estero continuavano ad arrivare messaggi di ammirazione a una politica volta alla riconquista pacifica di ogni centimetro del proprio territorio, e sotto questa spinta Littoria incarnò lo spirito mussoliniano che avrebbe anticipato soltanto di qualche anno l'imminente politica colonialistica del Duce. Il razionalismo è una corrente architettonica che si sviluppa nel XX secolo tra gli anni 20 e gli anni 30. È caratterizzata da una semplicità nella costruzione degli edifici. Vediamo come nelle città italiane come Milano, Como, Napoli o Roma si sviluppa questa corrente negli edifici più importanti della città, come nei palazzi delle poste del municipio. E nella città di Littoria, successivamente chiamata Latina, si svilupperà un'alta frequenza di questa corrente architettonica, il razionalismo, che caratterizzerà molti degli edifici costruiti nella città. Il razionalismo pone le basi nella dearchitettura di Vitruvio, ma anche nell'illuminismo e nel Rinascimento. Una delle principali caratteristiche del razionalismo fu l'utilizzo del calcestruzzo, che implicava un maggiore sostegno a questi edifici costruiti e un minore utilizzo di strutture architettoniche. Il Palazzo delle Poste e dei Telegrafi di Latina fu progettato nel 1932 dall'ingegnere Angelo Mazzoni. Fu costruito in seguito alla fondazione della città, che avvenne il 18 dicembre dello stesso anno. Venne costruito appunto nell'area che secondo il piano regolatore doveva essere appunto il luogo, il nucleo politico-amministrativo della città. Una delle caratteristiche principali della struttura è appunto l'utilizzo di alcuni elementi decorativi anche a scopo funzionale, come per esempio le grate semicircolari che furono usate in quegli anni appunto per proteggere la struttura dalle zanzare malariche.
Andando verso il nostro centro storico di Latina, incontriamo uno degli edifici più rappresentativi di questa città, che è Palazzo M. Palazzo M fu voluto da Mussolini e faceva parte di un progetto molto più grande che comprendeva una varietà di edifici. Di questo edificio se ne occupò Oriolo Frezzotti nel 1938. La costruzione ed era composta su 4 piani per 3 isolati. Appunto la forma ad M riguarda il cognome di Mussolini ed è un monumento chiaramente celebrativo, costruito in travertino e in mattoni. All'origine vi era anche una torre di color verde e rosso e ricordava la bandiera italiana. Purtroppo, a causa dei bombardamenti del 1944, questa torre fu distrutta e non fu possibile ricostruirla. In seguito ai bombardamenti, ancora prima della ristrutturazione, questo edificio fu utilizzato per far venire gli sfollati dai bombardamenti. Anche la piazza qui davanti è importante perché era utilizzata dai cittadini per riunirsi durante delle adunate. E sono fondamentali anche le 3 strutture che incontriamo, la madre rurale e la portatrice del pane. Si trovavano davanti alla casa del contadino che purtroppo fu demolita nel 1962. Vi è inoltre anche una statua dedicata ad un bambino vittima di un assassinio avvenuto negli anni 60. Oggi questo edificio è la sede della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Il Foro Littorio fu pensato da Benito Mussolini per sicuramente uno scopo propagandistico. Infatti tutta questa struttura fu progettata non solo per ospitare la Casa del Fascio, che sicuramente è un fulcro principale di questa città, anzi della città che era Littoria, è sicuramente una delle caratteristiche di Latina, ma non fu terminato. Infatti la piazza comprendeva diversi edifici, tra cui la caserma del GIL, Gioventù Italiana del Littorio, ma anche una palestra e diversi edifici che non furono però completati a causa dell'avvento della guerra. La Casa del Fascio è sicuramente il luogo più importante dove Mussolini aveva raccolto tutto il suo personale e soprattutto i fasci di combattimento. Infatti la Casa del Fascio si occupava di distribuire capillarmente tutti i servizi alla città, che in quell'epoca si divideva in 2 anime: l'anima della campagna, quindi della vita fatta ancora di bonifica e di paludi da bonificare, ma anche quella della città urbana e quindi la nuova Latina che stava nascendo. Questo complesso fu costruito e progettato nel marzo del 1939 e fu successivamente completato nel 1942. Latina purtroppo è stata fondata nel 32, il 18 dicembre. Quindi però io sono di Cisterna e all'età di 7 anni siamo andati a abitare a Roma e nel 47 mio padre ha deciso di ritornare alla terra natia, non Cisterna ma Latina, e ha costruito una casetta a Piazza del Quadrato. E lì nel 49 con mio fratello Aldo Di Pietro abbiamo deciso di iniziare un'attività di scuola guida e lì è iniziato, allora si poteva considerare calvario perché non circolava nessuno, le strade non c'erano. Latina erano 12.500 abitanti, si facevano 5 patenti al mese, tutta Latina, le strade non c'erano, eccetera. Basti dire che nel 1950 a Piazza della Libertà, a mezzogiorno, l'ora di punta, erano parcheggiate 3 macchine solo. La mia Barilla 3 marce LT246. Una vicina alla prefettura e una vicina alla Banca d'Italia.
poi la circonvallazione, per esempio, di Latina non era come adesso. Allora passava davanti allo stadio tutte strade sterrate, non erano asfaltate, e la circonvallazione arrivava al Palazzo M e lì finiva, era tutto prato fino al tribunale. Un sacrificio andava a fare scuola guida in tutti i paesi, Pontina, Cisterna, Sabato, San Felice, Arimetale. Piano piano Latina si è ingrandita e lo sviluppo è incominciato dopo il 55-56. Allora i ragazzi che venivano a prendere la patente erano squattrinati, quei ragazzi che volevano prendere la patente, i genitori non erano in condizioni, che facevano sti ragazzi? Aspettavano la stagione della raccolta dei cocomeri, di pomodori, aspettavano, mi dicevano a me di aspettare quel periodo, andavano e gli mettevano quei due soldi e venivano a prendere la patente. I luoghi di ritrovo della gioventù di Latina erano tre: Piazza del Popolo, Prefettura, Case Popolari. Piazza del Popolo e Piazza della Prefettura era chiamato il famoso Giro di Peppe, che tutti i giovani, tutti radunati lì. Allora c'erano i famosi bar, che a qualcuno ancora resiste, Bar Mimì, Bar Poeta, Bar di Cifra, Bar di Russo e poi Bar Friuli. Spesso i giovani andavano, come andavo io quando ero un pochettino più adulti, a giocare a biliardo. C'era l'unico sfogo, era il biliardo. Infatti Bar Poeta, l'Albergo Italia, dove attualmente c'è il comune, c'era un biliardo, Bar di Russo, eccetera. Passavano. E quando andavamo al cinema, c'era il famoso cinema dell'Aquila, dove c'è Feltrinelli, un cinema così. Quando andavamo al cinema era un avvenimento e ogni tanto si andava a mangiare qualche pizza così, per sbaglio in qualche trattoria così. Quando andavamo a mare noi, subito dopo nel 50 così, in famiglia noi eravamo 10 persone, 8 figli, mamma e papà. E per andare a mare c'era un percorso. Si arrivava a Borgo Isonzo, si attraversava il lago di Pogliano, c'era uno stradone che sfociava sul lungomare e da lì si andava verso Capoportieri, eccetera. Poi dopo, quando hanno creato le terme, eccetera, hanno fatto questa famosa strada del Lido. Allora è stata una bellezza, perché io con la scuola guida la strada che sceglievo all'inizio era quella, perché era bella, larga, libera. E mi ricordo quando ho iniziato le terme, quando io arrivavo lì con l'allievo a Capoportieri, già un chilometro prima si sentiva una puzza di acqua. E già lavoravano quelli lì, c'erano 3-4 vecchi sotto le docce, così si andavano a fare le cure, eccetera. Così. Io ho avuto una grande fortuna, che coi pericoli, sbarco di Anzio, basta dire, poi noi abitavamo a Roma, vicino San Lorenzo, fortunatamente siamo venuti sfollati in quel periodo a Latina, quando hanno bombardato San Lorenzo, noi stavamo lì, poi. Ma durante la guerra, poi lo sbarco di Anzio a gennaio, sfollati alle grotte, sette famiglie dentro una grotta sotto norma, pezzetto di pane diviso in 10 persone, un tocchetto così. E pericoli, proprio bombardamenti sotto norma, c'era batteria contraerea tedesca e ogni tanto da Anzio sparavano lì dove stavamo noi, scappava a destra e a sinistra, scoppiavano la paura, la cosa. E ripeto, la cosa più importante è la fame. Io quando entro in supermercato mi fa un effetto strano, perché ricorda appunto, me mi ricorda, abitavamo a Roma, mamma mi diceva a me, mi chiamava sempre a me,
Nando, vai dall'alimentari, vai a comprare una scatola di conserva. Con una scatola di barattolo così, mamma faceva una pila di sugo per 10 persone e comprava, prendi 2 chili di rigatoni, li vendevano sfusi, dentro i cartocci, e poi il pane in tempo di guerra lo davano con la tessera non aria. Ogni famiglia aveva una tessera, tu andavi a comprare pane, il panettiere prendeva le forbici, tagliava un bollettino, un cosetto così, era una ciroletta, così, questo quando abitavamo a Roma a tempo di guerra. In maniera molto spartana io ho fatto qualche ricerca. Il circolo cittadino in effetti come tale nasce nel 1948, quindi è vecchio di 72 anni e qui si è percorsa un po' tutta la storia della città. In realtà però nasce nel 1936 come opera nazionale dopo lavoro. In effetti è coevo al comune, ma è stato fatto prima questo fabbricato che era la sede del Partito Nazionale Fascista e praticamente era anche il dopolavoro si faceva qui, e qui c'era stato mandato da Roma un direttore il cui nome era Mario Desiato, che quando è arrivato da Roma a Latina esclamò: Dio, dove mi hai mandato? Perché chiaramente a quell'epoca Latina era fatta del centro della città. E in questo dopolavoro in effetti si controllavano un po' i movimenti magmatici dei lavoratori da parte del sindacato del Partito Nazionale Fascista. Poi c'è stato l'evento bellico e il centro di Latina è stato distrutto completamente, compreso questo fabbricato. Abbiamo un'ampia documentazione fotografica di questa roba. E solo nel 1948, con l'avvento delle ACLI, è stata data forma di circolo cittadino, dove in effetti si organizzavano feste per distrarre soprattutto gli sminatori, i lavoratori che venivano dalla Sabina, perché Latina era tutta piena di mine e questi signori facevano un lavoro ovviamente molto molto delicato, molto molto pericoloso. Il circolo cittadino ha avuto anche così un aspetto, uno spaccato non troppo simpatico, perché in questo circolo si giocava a carte esclusivamente, a carte e a biliardo. Che cosa succedeva? Che qui si sono giocati grandi patrimoni, si fumava, il circolo non è stato molto curato negli anni. A cavallo degli anni 70 e 80, nell'arena che abbiamo provveduto a far restaurare 4 anni fa, c'era un impianto di basket e qui si è cresciuta la più bella gioventù di Latina a fare attività agonistica. Quindi questo luogo che si trova è meraviglioso, perché si trova al centro della città, accanto alla piazza principale, accanto al palazzo comunale, ha allevato proprio una nidiata di giovani virgulti, alcuni dei quali hanno fatto anche grande carriera sportiva fino a finire nelle squadre di basket della serie nazionale, della serie A. E mano a mano però ha cambiato pella fino a diventare un po' il polo culturale della città. Che cosa si fa in questo circolo? Attualmente noi diamo corso a una 50 di concerti all'anno di tutti i generi. La parte del Leone la fa la musica jazz e qui arrivano fior di musicisti. L'ultimo che abbiamo avuto una 10 giorni fa è stato Danilo Rea. Io sono uno di quelli convinti, come diceva Dostoevsky, che il mondo sarà salvato dalla bellezza. Per bellezza intendo la bellezza della natura. Io vivo in una terra nella quale ho scelto di finire probabilmente i miei giorni, che è Latina, che è una città meravigliosa.
Abbiamo una natura che pochi altri posti possono avere. Ci troviamo in via del Portico d'Ottavia a Roma, nel ghetto ebraico, uno dei più antichi ghetti sorto circa 40 anni fa, dopo il ghetto di Venezia, al Museo della Shoah. Il Museo della Shoah nasce nel 2008 ad opera del Comitato Museo della Shoah e serve, è un museo aperto a giovani, studenti, famiglie e docenti. È un museo che offre appunto mostre e eventi relativi all'Olocausto per tenere vivo il ricordo di questa strage che fu fatta quando nell'ottobre del 1943 i nazisti portarono molti ebrei, catturarono all'incirca 1000 ebrei, li portarono in questo ghetto e li tennero prigionieri fino a condurli poi nei campi di concentramento. Per intervistare Silvana Aglio Cagli, che è nata e vissuta nel ghetto ebraico di Roma, dove è scappata nel 16 ottobre del 1943 dal rastrellamento. E è importante ai giorni d'oggi ricordare con queste testimonianze queste cose successe in passato, in modo da non farle succedere più in futuro e soprattutto per sensibilizzare le persone, dato che è un argomento ancora oggi odierno. Quando sono state emanate le leggi razziali, come hanno cambiato la sua vita? Allora, si dicono sempre leggi razziali, che sarebbero razziste e secondo me sarebbe meglio ancora anti-giudaiche. Perché era una cosa prettamente italiana, decisa da Mussolini, e allora c'era il re Vittorio Emanuele III che ha sottoscritto la cosa. Quindi da un giorno all'altro, con queste leggi, noi siamo diventati cittadini diversi, senza neanche rendersene conto. Pensiamo a me, io sono italiana, romana, di religione ebraica. Tutta la vita, quando stavo alle elementari, eccetera, davanti c'era il muro, in mezzo il crocifisso, a destra il re e a sinistra Mussolini, ma per noi faceva parte del panorama. Tutte le cose diventano abitudini, non è che uno dice, oh, vedi, preghiere. All'inizio, agli elementari, io parlo sempre, ci si alzava prima delle lezioni e ti diceva la preghiera. Io pure facevo parte di quelle che si alzavano. Non le dicevo perché neanche le sapevo, però non è che mi indicavano, io facevo parte della classe. E invece per quanto riguarda la fuga dalla deportazione nel 1943, come ha fatto a scappare e quali sono stati i compagni di questa fuga? Già c'erano state le leggi razziali, già cacciati via da scuola, già in una situazione particolare, in cui abbiamo dovuto pensare al nostro futuro, che non era facile. Tedeschi, appena diventati i proprietari di Roma, perché sono diventati i padroni della città, sono andati alla comunità ebraica di Roma, agli uffici che sono qui alle mie spalle, e hanno detto a chi dirigeva: se nel giro di 36 ore ci date 50 kg d'oro che servono per le armi e tutto, non so quello che gli hanno detto, noi non tocchiamo nessuno, state tranquilli nelle famiglie. Bisogna mettersi nei panni di allora, perché detto adesso è diverso. Uno ci ha creduto, i tedeschi saranno pieni di difetti, quello che ti pare, ma manterranno la parola. Quindi dove siete entrati, in quel muro lì, c'è stata la fila, ovvero l'orefice, il gioielliere con le famose, come si chiamano, quelle per pesare, la bilancetta però proprio particolare che si muoveva così, e tutti, moltissimi romani non ebrei hanno partecipato a questa cosa perché è stata molto sentita emotivamente dell'indecenza della cosa, però siamo riusciti a fare 50 kg d'oro. Tutto questo malloppo
è stato portato alla sede della Gestapo a Via Tassoto, cioè il famoso museo. Arrivati là, l'hanno pesato 50.000 volte, c'era pure in più, ma uno glielo lascia perché non stiamo a fare tante storie. Potete stare tranquilli che non tocchiamo nessuno. Uno non è che era felice, però c'aveva un minimo di sicurezza, diciamo. Essendo comunque nascosta, sapeva cosa sarebbe successo e cosa succedeva nei campi? Non si sapeva assolutamente niente di quello che succedeva. Poi noi, con le leggi razziali, abbiamo dovuto consegnare al commissariato di zona la radio, perfino gli uccellini in gabbia. Voi direte, gli uccellini? Sì, perché specialmente quelli che avevano i colombi o i piccioni, avevano paura che uno mettesse nella zampetta dell'uccellino il biglietto per il nemico. Pensa a che punto si arrivava. E io ho visto arrivare gli americani dalla dietro, perché erano fermi, anzi, dopo lo sbarco. Però avevano fatto per il suo tempo, i tedeschi che erano organizzati l'hanno fermato. Noi sentivamo le cannonate, sembrava che arrivassero da un giorno all'altro, invece no. Io mi ricordo l'arrivo della prima, come nei film arrivano i nostri, l'arrivo della prima camionetta americana. Era una di quelle aperte, eccetera. C'era un pezzo di omone. È la prima volta che abbiamo visto uno con la pelle non bianca ma scura. Allora non è che si vedessero, no? Quindi anche meravigliati, però sai quelle facce sorridenti, e cominciato a tirare le caramelle e i cioccolatini, ma immaginate. In mezzo a questa gente c'erano anche i ragazzi della brigata ebraica. Chi erano? Tutti i volontari. È stata una libertà doppia, come italiani e come ebrei. Più che altro una felicità enorme. Io mi ricordo che lungo Tevere, qui abbiamo riaperto il tempio, qui la sinagoga, quindi è stata una grande festa sempre. Abbiamo fatto un sacco di amicizie, eccetera, eccetera. E abbiamo cercato di riprendere la nostra vita. Ci troviamo qui alla Casa della Memoria e della Storia e abbiamo l'onore di intervistare Pupa Garriba. Pupa Garriba è lo pseudonimo di Carla dell'Ostrologo, nata il 2 gennaio 1935 a Genova da una famiglia borghese. In seguito alle persecuzioni degli ebrei avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale, è costretta insieme alla sua famiglia a rifugiarsi in Svizzera. È importante ascoltare le testimonianze di persone come Pupa affinché le nuove generazioni possano comprendere in modo più personale gli avvenimenti accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale, in modo che non possano più ricapitare. Come si è resa conto che in quel periodo la sua vita stava cambiando? Ah, non me ne sono resa conto, nel senso che io sono nata nel 1935 e quindi diciamo che quando sono iniziate le persecuzioni ufficiali contro gli ebrei io avevo 3 anni. Le ho vissute quindi in maniera del tutto inconsapevolmente. I suoi genitori quindi come si sono comportati? Non gliel'hanno proprio detto? I miei genitori si sono comportati benissimo, nel senso che mi hanno protetto me e mio fratello di un anno più giovane nella maniera più totale. Hanno cercato di renderci la vita uguale a quella dei nostri coetanei, come se le leggi razziali non ci fossero. E ti racconto un episodio che mi sembra molto fondamentale. Io a 3 anni desideravo tanto andare all'asilo perché ero molto gelosa di mio fratello che, essendo un maschio, aveva ai miei occhi e non solo, in un clima molto maschilista come era l'Italia dell'epoca, mi sembrava che avesse più privilegi rispetto a me. E quindi volevo crearmi un mio spazio individuale. E i miei genitori mi avevano iscritto all'asilo comunale e mi avevano comprato panierino, grembiulino, tutto pronto per il gran giorno, e il giorno in cui avrei dovuto cominciare ad andare a scuola non mi hanno svegliato. E io mi sono disperata e mi sono domandato perché, e i miei mi hanno detto che non mi avevano svegliato perché era scoppiata nel mio asilo una bruttissima malattia infettiva, la rosolia, e quindi dovevo pazientare quando ci sarebbe stato più il pericolo di contagio, sarei andata a scuola. Le settimane passavano, della scuola non se ne parlava più. Allora ho chiesto, e loro mi hanno detto: sei sfortunata, un'altra malattia infettiva, adesso c'è la tossasilina, devi portare pazienza, quando finisce il contagio ti mandiamo. Allora io ero piccola ma non stupida, e a un certo punto ho capito che c'era qualche problema con la scuola, perché il pomeriggio io gli altri bambini li frequentavo.
la spiaggia, io sono genovese, il pattinaggio. Solo a scuola si prendevano le malattie infettive, secondo i miei genitori, e non ho più chiesto niente, io a scuola non ci sono più andata. Io so che lei si è rifugiata in Svizzera. Sì. Si ricorda la fuga? Certo che me la ricordo, naturalmente ero già più grande, avevo compiuto 9 anni da 2 giorni e abbiamo lasciato il rifugio dove eravamo nascosti il 4 gennaio del 1944. In tasca dei miei genitori c'erano i documenti falsi, perché per sopravvivere nell'Italia del Nord, dove eravamo noi, nascosti nell'Appennino Ligure, stato di polizia come era quello, bisognava avere continuamente i documenti falsi, perché su quelli veri c'era scritto alle Telecom Italia razza ebraica. E invece per poter entrare in Svizzera dovevamo dimostrare di essere ebrei, e quindi documenti veri con la scritta razza ebraica erano stati nascosti nelle spalline del capotino mio e di mio fratello. I miei genitori erano così ingenui che pensavano che i bambini non sarebbero stati toccati. E ci è venuto a prendere una specie di macchinetta a 3 ruote, carica di giornali, che portava in giro per la riviera, e noi abbiamo percorso tutta la strada dal nostro nascondiglio fino a Genova, attraverso la via Aurelia, che era piena di camion, di carri armati tedeschi che stavano andando verso il sud perché c'era la battaglia di Cassino. E col rischio quindi di essere fermati continuamente. Infatti, a un certo momento un soldato tedesco con un fucile bracciato ha bloccato questa macchinetta, è salito sul predellino e poi ha detto di andare avanti. Potete immaginare come i miei genitori si sono sentiti, mio fratello e io eravamo assolutamente incoscienti. Chi aiutava gli ebrei faceva la stessa fine, quindi 3 adulti erano terrorizzati. Dopo un paio di chilometri il tedesco ha detto grazie, è sceso e ha chiesto un passaggio. Arrivati a Genova, abbiamo trovato l'impiegato di mio papà che ha detto a rischio della vita io vi accompagno fino al possibile, e siamo saliti su un treno strapieno con il rischio che qualcuno riconoscesse mio padre, mia madre e noi, perché a quell'epoca nella Repubblica Sociale Italiana c'era una taglia sopra gli ebrei. Chi denunciava un ebreo, un maschio, aveva sull'unghia immediatamente 5.000 lire, che era una cifra enorme. Se denunciava una donna 3.000 lire, se denunciava un bambino 2.000 lire, quindi puoi immaginare quanto significava denunciare un'intera famiglia. E quindi è stato un viaggio di quelli proprio da incubo, abbiamo impiegato una quantità di ore, abbiamo cominciato a camminare alle 9 di sera, siamo arrivati a destinazione alle 5 del mattino. L'ordine era mai piangere, mai parlare, mai fumare, mai accendere luci. C'era circolare ministeriale che diceva appunto che si potevano accettare soltanto i politici, i disertori, i soldati appunto che di leva che non volevano fare il servizio militare, tutti dovevano dimostrare queste loro caratteristiche. Quelli che non potevano entrare a norma di legge erano quelli che cercavano rifugio soltanto a causa della loro razza, quindi gli ebrei. C'era però una postilla che potevano entrare le famiglie con bambini inferiori a 6 anni di età, ma io avevo compiuto 9 anni da 2 giorni, mio fratello stava per compierne 8. Ma questi 2 soldati hanno fatto di tutto per aiutarci e hanno telefonato 1.000 volte giù al comando per chiedere, insomma, ma non li possiamo lasciare così. Mio padre a un certo punto ha minacciato, io della tasca e toccava questa pila a intermittenza, io ho una pistola, piuttosto che tornare indietro a morte sicura, ammazzo qua mia moglie, mia figlia, mi ammazzo, ma noi indietro non torniamo. La settimana prima avevano respinto una famiglia di nostri cugini che erano andati a finire ad Auschwitz, quindi sapevamo benissimo cosa ci sarebbe successo. Insomma, alla fine i 2 soldati l'hanno vinta e ci dicono che va bene, eccezionalmente possiamo entrare, e con noi anche Schubert, abbiamo detto che era un nostro parente. Abbiamo fatto delle ricerche e sappiamo che siamo stati l'unica famiglia a entrare con bambini più grandi, ad entrare in Svizzera in quel periodo. E della fine della guerra se la ricorda? Come no? Certo che me la ricordo. E abbiamo seguito l'andamento della guerra sull'unico ornamento della nostra squalidissima stanza. Papà aveva comprato una grande carta geografica dell'Europa e noi bambini avevamo l'incarico, con delle puntine colorate, di seguire l'avanzata delle truppe alleate. E non vi dico, quando hanno liberato Genova, la nostra città, i partigiani che avevano liberato la nostra città,
E siamo tornati in Italia nel luglio del 10 luglio del 1945 e io di questo ritorno in Italia ho una dichiarazione del console d'Italia che diceva che appunto io ero una cittadina italiana che quindi potevo lasciare la Svizzera. C'è un documento internazionale, displaced person, una persona di quelle che sbandate, come erano sbandati gli ex deportati, come erano sbandati gli ex internati come noi. E poi c'ho anche un altro documento, quando abbiamo messo piede in Italia, del Comitato Nazionale dell'Alta Italia, che per 15 giorni mi permetteva di attraversare liberamente l'Italia per raggiungere Genova. Nel documento internazionale, quello di Space Force, per iniziare la nuova vita mi hanno regalato due coperte militari. Siamo arrivati a Genova dopo 3 giorni. Pensate, adesso per andare da Chiasso a Genova ci si mette poche ore. Noi abbiamo impiegato 3 giorni perché non c'era più un ponte in piedi, i binari erano stati tutti bombardati, non c'erano più treni. Abbiamo guardato in Ticino su una zattera. Un uomo con un grande ramo ci ha fatto attraversare il fiume, attraversare le sponde. Abbiamo fatto un lungo pezzo di strada a piedi, il camion militare ci hanno raccolto quanto si poteva, insomma siamo arrivati a Genova in piena notte, ma non sapevamo che eravamo trovati. Lo sbarco di Anzio avvenne il 22 gennaio 1944. Fu un'operazione militare di tipo anfibio condotta dagli alleati lungo la costa tirrenica tra Anzio e Nettuno durante la Seconda Guerra Mondiale. Da un'operazione militare inizialmente rapida si trasformò in una lunga battaglia che durò mesi, che costrinse i tedeschi alla ritirata solo dopo il crollo del fronte di Cassino. Sia quella di Anzio e quella di Monte Cassino ha portato oltre 80.000 morti fra soldati e civili, quindi se ne è parlato poco di questo perché è stata una battaglia molto dura, molto cruenta e la popolazione fino ai primi di marzo stava qui, viveva qui ad Anzio. Poi la battaglia si fece molto dura perché Kesserly, il generale tedesco che stava ai Colli Albani, Frascati e via di Sicolo, ha fatto subito, perché ha telefonato direttamente a Hitler e ha detto: io non è che ne vedo tanti, perché in effetti poi quando hanno sbarcato, lo sbarco è venuto per 25 km di costa, da Tor San Lorenzo a Foce Verde, Latina. E questo sbarco la sorpresa la fece il 22 gennaio, perché qui dei tedeschi c'erano sì o no 150, non di più. Però ripeto che Kesserly, che controllava dai Colli Albani, vedeva gli inglesi che andavano verso Padiglione Anzio, poi Campo di Carne, c'era un fosso della Moletta, sono morti più di 4.500 ragazzi inglesi. Il museo dello sbarco di Anzio è stato inaugurato in occasione del 50° anniversario dello sbarco di Anzio avvenuto il 22 gennaio del 1944. È situato in un'ala della seicentesca Villa di Adele che si trova a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Il museo dello sbarco di Anzio è iniziato con pochi reperti e si è arricchito man mano con le donazioni di parenti anche esteri o semplicemente anche dei soldati sopravvissuti in guerra. Questo museo non è, come si può pensare, una frega raccolta di oggetti, ma è una vera e propria rivisitazione storica che serve a condannare la guerra e a mettere in luce i valori della pace. Molti reperti sono stati ritrovati sul fondale proprio del mare di Anzio. Chissà quanti altri reperti troveremo in futuro.
Dai diari e le memorie di quei mesi si evincono tre parole essenziali e caratterizzanti per la città, più volte messe in evidenza dall'analisi sul periodo. Fame, paura e attesa. Tre parole che a prima vista sembrerebbero unificare ogni cosa sotto un sentimento di angoscia che accomunava chiunque. La fame, quella condizione fisiologica che in quei mesi si era trasformata in un'ossessione. È difficile comprendere con quanta rapidità un'abitudine così quotidiana come andare a comprare del cibo non sia più scontata, a causa della carenza dei servizi pubblici, come il diradamento dei mezzi di trasporto o la complessa razionalizzazione di acqua, luce e gas. Inoltre, la differenza tra i vari ceti rappresentava uno spartiacque troppo consolidato per essere infranto. Infatti, mentre la nobiltà o i funzionari dello Stato erano intenti a portare avanti un mercato nero sugli acquisti sfruttando il periodo di crisi, i ceti popolari erano costretti a mangiare l'erba nei fossi o a bere l'acqua dalle fontanelle prossime al prosciugamento. Paura, quel sentimento che ancora una volta ci costringe a portare alla luce un'altra differenza che intercorreva tra coloro che abitavano nella periferia e quelli che risiedevano nella parte centrale. Infatti i primi erano costretti a correre nei rifugi o a sfollare per paura della morte. Invece il centro rappresentava agli occhi di tutti una zona separata dalla tragedia, rappresentava un luogo salvifico. Infatti coloro che risiedevano nella periferia preferivano di gran lunga trascorrere le giornate nella parte centrale, sperando nell'ospitalità di parenti e amici. Infine l'attesa. La speranza di una liberazione che invece tarda ad arrivare. La sensazione di avere gli alleati fuori alle porte, ma allo stesso tempo la consapevolezza di una salvezza troppo lontana. Ci troviamo al cimitero militare di Nettuno, il cimitero militare americano più grande sul territorio italiano. Il secondo si trova a Firenze. Questo cimitero contiene 8.000 lapidi ed è uno dei quattro cimiteri più importanti che possiamo trovare nella regione Lazio. Oltre a questo cimitero di 13 ettari viene un altro, quello inglese, sempre ad Anzio, con circa 3.400 sepolture. Altri due, sempre nella regione Lazio, li possiamo trovare uno in provincia di Frosinone, a Montecassino, dove si è consumata una delle più violente battaglie della campagna d'Italia, e uno vicino Pomezia, in provincia di Roma, dove si trova il cimitero germanico con circa 27.000 sepolture. Thank you.
La storia è anticipazione del passato, luce di verità, vita della memoria, maestra di vita e anticipazione di tempi antichi, diceva Cicerone. Grazie a questo documentario, ancora una volta, un pezzo di storia è stato raccontato per non essere dimenticato. Durante la realizzazione di questo documentario, che vede il racconto di quanto accaduto circa 70 anni fa, il mondo ha avuto un sussulto. La vita, la scuola e noi giovani ci siamo dovuti fermare a causa di una pandemia causata dal Covid-19. E la casualità della vita è anche questa. Mentre noi raccontavamo una storia, la storia ha colpito noi. E chissà, forse tra 70 anni dei ragazzi come noi racconteranno la nostra esperienza.